Cronache d'assunti antirobotomizzazione, siamo ai ponti di Dragona, quello che rimane dei ponti di Dragona. Come potete vedere, la condizione vergognosa di queste buche. Guardate le macchine come devono rallentare per la condizione vergognosa dell'asfalto. Guardate queste macchine. Guardate come devono rallentare qui. Non devo passare. Dragona me la fa passare. Guardate la condizione allucinante delle strade. Le macchine come devono rallentare. Questo è come versa tutto il litorale romano. Le buche, come vedete qui, quando si riempie d'acqua che piove, una persona che passa con il motorino penso che si ammazza. Questo è come versa tutto il litorale romano. Questi sono i ponti di Dragona, ovviamente nell'indifferenza generale, perché ovviamente non ci si ribella per queste cose, no? Si riempiono solo gli stadi per il calcio. Questo è come prosegue la strada. Anche qui le buche sono profondissime. Guardate se è normale pagare le tasse per avere un manto stradale del genere. La circolazione è tutta rallentata per queste voragini vere e proprie che ci sono, come potete vedere. Guardate i pezzi che volano dell'asfalto, le macchine costrette a rallentare. Allora, in questo tipo di buche sicuramente se una persona ci va con un motorino e non conosce il posto, rischia di ammazzarsi, come molte persone, come la macchina prima, ha evitato una buca all'ultimo, ha preso il marciapiede. È giusto pagare le tasse per avere queste strade? Contingente bombardato dei ponti di Dragona. Vi dovete solo che vergognare.